È possibile continuare a gustare le ricette della tradizione italiana anche con diabete mellito? Sono Alessandra Corona, diabetico guida appassionata di cucina e atleta nei progetti Biotelemetry System e Ducati Athletic. Sono Nicola Paulis, lo chef di Sufunagu, e sono il tramite attraverso cui uniremo le ricette della cucina tradizionale italiana alle esigenze delle persone con patologia, come per esempio diabete, e sportivi di medio alto livello. Sono Alberto Langiale, medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. Sono Francesco Usai, professionista di alta consulenza direzionale e di controllo di gestione. Sono anche un tecnico federale della FISV e ISA, presidente di Stella Ducati Sardinia DOC e sono anche responsabile del progetto Ducati Athletic nei settori sportivi motociclismo di velocità, pista e muscolari su terra, mountain bike e su mare dello stand-up paddle, oltre che essere un atleta e un amante dello sport. Questo progetto è stato pensato per raccontare le ricette della tradizione italiana adatte a tutte le persone. Noi pensiamo alle soluzioni sviluppando quelli che sono i pilastri per la gestione della patologia e anche per la prevenzione. Il primo punto è quello dell'educazione sanitaria e della conoscenza. Il secondo punto è quello dell'alimentazione controllata. È importante evidenziare come una corretta alimentazione non significhi privazione, ma anzi il cibo è convivialità, il cibo è godimento e per fortuna la nostra tradizione italiana in questo ci viene in grande aiuto, purché le nostre esigenze sia di pazienti che di non pazienti in gestione della patologia o in prevenzione dello sviluppo di una patologia venga attentamente supervisionata da uno specialista dell'ambito medico che dell'ambito motorio. Il terzo punto è quello dell'attività fisica. Tu puoi fare tutto, qualunque cosa. Con e senza patologia, lo sport è una palestra di vita, per il corpo e anche per la mente. Il primo obiettivo è una vita migliore, appagante, di qualità, superare i limiti e gestire i problemi. La gestione di alimenti e sport nei vari ambiti cambiano in base all'ambiente, in base al tipo di sforzo, al tipo di allenamento abbinato. Gli strumenti e la tecnologia di supporto stesso cambiano, quindi bisogna anche comprendere i limiti. La durata dell'attività, lo stato di partenza e di allenamento precedente cambiano ancora queste variabili, quindi bisogna sempre capirle e creare una sorta di vestito adattato alla persona in base alle sue esigenze e caratteristiche. Benvenuti a tutti, oggi ci troviamo nella bellissima location di Masua, dietro di noi il pan di zucchero per sviluppare un menù molto speciale. Svilupperemo un menù base mare che è studiato sui piatti della tradizione italiana, però con particolare attenzione agli sportivi e alle persone con patologia, come in questo caso diabete. Per diabete mellito si intende un gruppo di patologie metaboliche che hanno come minimo comune denominatore l'iperglicemia, ovvero un livello elevato di zuccheri nel sangue. Quando il diabete arriva nella vita di una persona, non si sa bene di che cosa si tratti, perché è una patologia che realmente tocca tantissimi aspetti e questo può confondere le persone, può diventare un limite. Non esiste una soluzione definitiva a tutto. Esiste il capire e affrontare al meglio ogni situazione, riducendo errori e rischi. Ho raggiunto il mio obiettivo di padroneggiare il limite imposto dal diabete e dalla società in un continuo apprendere per volgere all'insegnamento ad altre persone, ma anche per apprendere continuamente io stessa. Amo il profumo della cucina, il buon cibo e il piacere della preparazione nel calore della famiglia. Adoro le esperienze positive e desidero una vita appagante e pertanto non mi sono persa d'animo e ho agito per risolvere i problemi attraverso una continua ricerca. Sposo questo progetto perché per me è fondamentale che tutte le persone che si siedono a tavola possano avere il piacere di mangiare qualsiasi tipo di pietanza. Se noi riusciamo a scegliere gli ingredienti con un indice glicemico più basso, riusciamo a utilizzare ingredienti di alta qualità, abbinati tra loro in modo strategico per abbattere il carico glicemico. Se infine adottiamo un metodo di cottura che va non solo a esaltare l'ingrediente, ma a preservarne tutte le qualità organolettiche e non degrada la materia prima, allora lì abbiamo l'occasione di unire la tradizione anche con la tecnologia, offrendo un pasto equilibrato nel gusto e nei nutrienti.
Sono una persona semplice che svolge delle attività che sono incredibili e ho deciso di rendere unica la mia esistenza mettendomi al servizio e all'aiuto di altre persone.